siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Che bello avere nella nostra postazione Radio Bruno Area Stile Neffa, benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui. Davvero. Secondo festival della tua carriera, mm-hmm. il primo nel 2004, e come siamo? Ad umore, emozione? Ottimo, carichi a molla, rilassati, sta anche piovendo, che non sarà bello, però ci voleva. E quindi tutto a posto, pronti? Io però canto domani. Sì, canti domani una canzone molto bella che ha delle sonorità, perché comunque l'abbiamo sentita in anteprima, delle sonorità che si riferiscono anche agli ambienti tipo di New Orleans, quelle bande, Yiddish. Sì, mi piace questa cosa che dici, nel senso mi sembra, ecco, però mi sembra giusta, però mi piace anche molto la musica popolare italiana. E cerco di fondere, non cerco nulla, ma pare che succeda che fondo un po' il vecchio e il nuovo, un po' di modernità in musiche che non sono vecchie ma sono dei classici. Secondo me, non so, faccio un esempio, un pezzo rap anni 80 adesso viene visto come una cosa vecchia, magari fra 50 anni sarà un classico, come un pezzo punk, come un pezzo, quindi magari certe musiche che sono successe veramente poco tempo fa vengono considerate solo vecchie, mentre invece io le trovo dei classici che non hanno tempo. Per cui se tu, bene o male, sei nei tuoi tempi, ma fai una musica che respira un po' anche la musica, della storia della musica, male non fa. Quindi forse per questo hai scelto per la serata delle cover il grandissimo Renato Carosone. Renato Carosone l'ho scelto perché... O Sarracino, bello uaglione. E sono di padre napoletano, madre scafatese, che è comunque un paese vesuviano, per cui... Volevo approfittare di un palco che più grande non c'è, nel senso dal punto di vista delle possibilità di arrivare alle persone, per fare sentire la mia anima napoletana, che è proprio dal sangue in là, quindi da tutto. Torniamo invece a Sogni e Nostalgia, quando è nata questa canzone? È nata verso ottobre, è nata in pochissimo tempo, quindi io so che non è quella cosa... Sai, canzone per Sanremo, facciamo, tra l'altro non la reputo una canzone molto festivaliera, non è una di quelle che una volta la senti e improvvisamente ti arriva, quindi come sempre non è una scelta ragionata ma una scelta di cuore, è la musica che aveva dentro insieme appunto la nostalgia e l'allegria mi ha fatto nascere le parole, il ritmo mi ha fatto pensare all'incedere del tempo e quindi alla vita, e ho scritto un po' così. Una filosofia da poco. Allora, a proposito dell'incedere del tempo, tra pochissimo, il 12 di febbraio, esce il tuo album. Il mio album in realtà è già uscito, però ha preso freddo, è tornato dentro, mi copro un attimo. No, il punto è questo, che avendo anche Sarracino, che è venuta particolarmente bene, con i Blue Beaters, insomma, il disco è uscito da poco e secondo me meritava un po' più di attenzione, per cui anche su richiesta della mia casa discografica, che io ho voluto giustamente assecondare, usciamo con una versione straordinaria, edizione straordinaria, che è il disco di Neffa, Resistenza. A proposito di edizione straordinaria, siamo in chiusura, se dovessi definire con una parola questa settimana sanremese, Neffa la sta vivendo come? Una parola? Non so, emozionato, felice, sogno e nostalgia. Affettuosamente. Ok, grazie mille, se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Amici e per conoscenza amiche di Radio Bruno, un saluto e alle seconde un bacio. Ciao.